Ciao, buongiorno a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto su notizieinclick.com, nel nostro portale di informazione nel canale di YouTube. Saluti da Durazzo, poi andiamo a spiegare bene nel dettaglio, ma soprattutto saluti ad una carissima amica che viene niente poco di meno che da Asti. Diamo il benvenuto a Renata Sorba, che poi ci dice chi è e che cosa fa. Ma ancora prima di lasciare a lei la parola, voglio dare il benvenuto al nostro dir politico che giustamente va e viene con l'icona e abbiamo come ospite un nostro collaboratore dall'Albania, perché mi sono dimenticata di dire, ma ve lo dico adesso, che stiamo trasmettendo da Durazzo il dottor Luan Velai. Allora, partiamo con la priorità che è donna e diamo il benvenuto a Renata Sorba. Ciao Renata! Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno. Ma che piacere averti qua. Buongiorno. Noi è 20 anni che ci conosciamo, però ancora prima di dare definitivamente a te la parola, voglio dire un ciao al nostro dir politico Alessandro. Ale! Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, alla nostra graditissima ospite con cui approfondiremo nel corso di questo colloquio momenti di possibile cooperazione in campo socio-sanitario tra ASTI, che è una forte comunità albanese perfettamente inserita, e il paese Confermo. d'Albania su temi di welfare e di socio-assistenza. Benvenuti a tutti, Confermo. ciao. E come dico in questi casi, come ultimo ma non meno importante, è il nostro amico Luan Velai. Ciao Luan. Perfetto. Buonasera, sì. Allora Renata, innanzitutto io fuori onda, perché sai che io sono una persona sincera come sei sincera anche tu. So che tu sei giustamente presidente di un'associazione che poi ci racconti, però tu cosa mi hai detto? Voglio parlare di Renata Sorba. Allora, chi è e che cosa fa? Allora, Renata Sorba è una sessantenne ormai, una signora attempata che, diciamo, negli ultimi 20 anni li ha trascorsi nel buio. Ma i primi 40 anni, in particolare dai 30 ai 40 anni, ha dovuto affrontare una malattia invalidante come la retinite pigmentosa, cioè immaginate delle lampadine che di giorno per giorno si spengono. E quindi fino a 30 anni ha guidato, ha fatto una vita bella, serena, spensierata, studiando, lavorando, viaggiando, se non che poi una diagnosi intorno ai 25-26 anni ha comunque cominciato a cambiare la sua vita e a 30 è iniziato il calvario. Il calvario è stato praticamente abituarsi a vedere sempre meno, sempre meno, sempre meno. Un'ipovisione lieve, un'ipovisione grave, finché sono arrivata a una cecità parziale e totale. E quei 10 anni io li vivo come un momento tragico, perché ero giovane, con tante belle aspettative a livello personale, professionale, e ho dovuto completamente convertire tutto. Quindi da una mano dovevo tenere la mia vita ben salda, dall'altra organizzarmi. Questo ha comportato uno scombussolamento familiare, perché anche i miei genitori, la mia famiglia ha sofferto, oltre alla mia sofferenza, e non è stato facile. Non è stato facile per 10 anni prepararsi al buio. Ma per fortuna sono sempre stata una persona molto curiosa, ha cominciato a informarsi nelle associazioni di categoria, frequentare convegni sperando in una guarigione che non è mai arrivata e temo che non arriverà mai, perché è una malattia di cellule, praticamente sono le cellule staminali non stanno facendo miracoli. Sono stata in Israele, sono stata in Inghilterra, finché una dozzina di anni fa ho capito che non dovevo basarmi sulla guarigione, ma sulla sopravvivenza. Con il supporto psicologico che mi è servito, ho imparato il braille, che oggi sono anche docente, ho frequentato l'associazione di cui poi sono diventata presidente. Quindi la mia malattia è diventata poi una risorsa, una missione, perché nel frattempo ho perso per strada progetti personali, matrimoni, figli, perché non avevo assolutamente la testa, non avevo la testa per mettermi in gioco da quel punto di vista, pur avendo avuto delle relazioni, insomma.
E quindi cosa è successo? Che mi sono subito improntata sul lavoro. Oggi sono da 24 anni centralinista all'Ispettorato del Lavoro di Asti, come centralinista ho imparato il Braille, e parallelamente mi sono occupata degli altri, di me stessa, perché aiutando gli altri con l'Associazione Pro Retinopaci Ipovedenti di Asti, ho pensato bene di mettere in campo le mie competenze, la mia esperienza personale per aiutare gli altri. E oggi sono qua a raccontare la mia storia, che facendo un bilancio dei miei 60 anni è una vita intensa, è una vita profonda, è una vita interessante, è una vita difficile, ma io sono credente e Dio non ti dà mai di più di quello che tu puoi sopportare. Per cui io ringrazio Padre Eterno che sono riuscita a mantenere sempre comunque un equilibrio. Ho cercato di mantenere sempre la mente impegnata, ho cercato di, diciamo, di coltivare sane e buone amicizie, insomma ho cercato di mettere in campo tutte le potenzialità che avevo e ditemi voi se ho fatto un buon lavoro o no, non sono io a giudicare. Ma guarda, io ti conosco un po' furiando da tanto tempo e mi piacciono sempre le nostre chiacchierate che ci facciamo. Al di là del fatto che io potrei non far testo, però hai appena detto che secondo me non pochi, dal mio punto di vista, adesso che faccio intervenire anche i colleghi, avrebbero fatto quello che hai fatto. Cioè, io ho sempre pensato ad una cosa, no? Se io nasco senza vedere, diciamo così, non posso sapere che colore ha il blu se non l'ho mai visto. Per te, doppi complimenti perché sapevi il colore del blu e ti sei dovuta, tra virgolette, riadattare in una nuova vita che lo fai alla grande. Quindi, per quel che mi riguarda, Renata, chapeau, anche se non te lo faccio, per la prima volta te lo faccio anche in maniera ufficiale sui nostri canali di YouTube. Beh, sì, io proprio con l'obiettivo di ottenere il massimo delle risposte nel minimo del tempo di domanda dalla nostra amabile interlocutrice, vorrei chiederle una domanda di carattere interno e una domanda di carattere esterno. La domanda di carattere interno è questa. L'Italia è famosa per delle terapie cerebrali e neurologiche, infatti l'occhio è detto anche in metafora, diciamo così, omerica, aristotelica, l'occhio è la propaggine del cervello proiettato all'esterno. A livello staminale ci sono comunque progressi, che anche a livello di industria del trapianto ci sono comunque progressi che lasciano proiettare la possibilità di interventi di riattivazione del campo visivo, udo. Due, ecco, com'è la situazione del welfare socio-sanitario italiano e piemontese e nei confronti di un caso come quello che è rappresentato da voi e dalla vostra associazione, cioè l'incidenza di questa patologia, di questa malattia sopravvenuta nella popolazione piemontese. Terzo e ultimo, qui andiamo all'internazionalizzazione, se ci sono delle esperienze di interscambio tra Asti e paesi emergenti come la Albania, dove a livello di sanità pubblica si stanno sperimentando dei progetti di cooperazione con paesi dell'Unione Europea come l'Italia, proprio per lo scambio di specialisti e per l'assistenza a, diciamo, a minoranze di società albanese che soffrono di problemi analoghi, e purtroppo i problemi del campo visivo anche diciamo in Albania interessano, è vero, una minorità di persone, ma sono persone che necessitano di assistenza H24, anche se in Albania c'è il valore aggiunto di un forte tessuto e familiare, una solidarietà intergenerazionale che forse in Italia è andata un po' perdendosi. Io avrei finito, ho voluto dire Loredana tutto d'un fiato, tutto d'un botto, perché in questo modo l'intervista scorre meglio su più canali. Prego. Che domandona, che domandona, che domandona. Allora, io non sono... È stata una bella chiacchierata, scusate la mia intro, ok. Io non sono un medico, però
grazie all'associazione Apri di Asti, noi ci documentiamo molto. Una volta, fino a 10-15 anni fa, bisognava andare all'estero. Oggi, per fortuna, la medicina non ha più queste frontiere, lo vedete anche attraverso i vostri canali, è più vicino, più facile, i medici si documentano, convegni, contro convegni, si confrontano. Ci sono, una volta pensate che la cataratta era la prima causa di cecità. Oggi fare la cataratta è diventata routine. Ci sono delle malattie curabili. Purtroppo la retinite pigmentosa, nel mio caso, è ancora una malattia che, come cellule staminali, hanno fatto degli esperimenti, ma non hanno dato grandi risultati. A me non piace che... Io non voglio vendere false speranze, ok? Non ci sono farmaci che la bloccano per il momento, e per cui io posso dire che nel 2000 mi hanno detto: vedrà, le arriverà la cura. Siamo nel 2024, non mi è arrivata. C'era la possibilità di fare la donna bionica, io non voglio fare la donna bionica, cioè che viene smantellata la retina, viene messo un microchip, ma io non credo in questo, io credo di più nelle cellule staminali. Però io sono fiduciosa per le nuove generazioni. Tenete conto che non nascono più bambini ciechi, per fortuna, o meglio, ne nascono pochissimi. Questo vuol dire che c'è una buona prevenzione durante la gravidanza, e soprattutto il tenore di vita e tutta la prevenzione ha aiutato. Però il nostro è un paese di anziani, tanti anziani, per cui la malattia che è numero uno è la maculopatia. La maculopatia attualmente la stanno operando, la stanno curando con delle iniezioni di cui io sono un po' perplessa, ma non voglio entrare in un campo minato, dove ho visto pochissime persone guarire o bloccarla. Però il grosso problema adesso è le case farmaceutiche, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'intercambio con le altre nazioni, io ci credo. Ad Asti c'è una bella comunità, io ho tanti amici albanesi, tra l'altro la mia parrucchiera in primis, e quindi credo che questo sia uno scambio bellissimo. Io so che gli oculisti si trovano, io sono stata in Israele, che sono i più grandi ricercatori al mondo sulla mia malattia, sono stata nel 98. E dal 98 a oggi purtroppo cure non ce ne sono state. Però io so che fanno tanti miracoli nel cuore, in altri campi. L'occhio è molto difficile, è un organo molto importante, per cui è importante fare le visite, fare prevenzione, anche i bambini fin da piccoli controllarli, mettere gli occhiali, si può correggere la miopia. Per fortuna si curano tante malattie. La retinite purtroppo, ahimè, io sono stata un po' sfortunata, ma non mi voglio lamentare, è una di quelle che secondo me non c'è interesse di investire, questo è un mio pensiero personale. Probabilmente non c'è una lobby che spinge per trovare una cura. Purtroppo mi sono esposta, dico quello che penso, perché vedo che in altri campi la medicina corre, qua è un pochettino a rilento, ma io confido nel futuro. Io ormai ho 60 anni, 20 anni che non vedo. Dovessi vedere, mi prendo un infarto, perché uno è abituato a non vedere. Quindi io vi dico, per vedere male preferisco non vedere. E mi dicono: Renata, domani vedi in bianco e nero e vedi orizzontale. Dico no, grazie, rimango nel buio. Perché quando uno è abituato a vedere bene, non vedere, vedere male è meglio non vedere. Non so se sono stata chiara, signor Alessandro, nella risposta. Signora, io ringrazio perché è stata una risposta esauriente anche in merito al capitolo toccato sugli interscambi binazionali con e l'Albania. E allora integrerei ancora con una sottodomanda, cioè: dal punto di vista delle politiche pubbliche dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte, che tipo di attenzione ha trovato? Chiesto questo, io diciamo che credo di avere abbastanza elementi per un buon articolo di sensibilizzazione. Grazie. Ma io sono ovviamente spero che la sanità migliori. Sappiamo che tutta Italia c'è questo problema della lunga attesa delle visite, non è una novità. Spero che questo
presidente Cirio, che è stato riconfermato per la seconda volta, acceleri questo processo, e come oftalmologia spingo che vengano aperti altri centri di provvisione. C'è a Torino, c'è a Novara, c'è ad Alessandria, Asti non c'è. Bisognerebbe aprire più centri di provvisione, perché la persona che perde la vista ha bisogno di un punto di incontro dove provare degli strumenti come il video ingranditore, le lenti, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, per quanto riguarda l'oftalmologia, che è il campo di cui io mi occupo di più, sarebbe bello ampliare i centri di provvisione, che sono un punto di riferimento. L'oculista fa la diagnosi e dopo dobbiamo andare in una struttura ospedaliera che ci accoglie, dove ci fa conoscere tutti gli strumenti che ci permettono di leggere e di fare una vita autonoma. L'associazionismo come la mia, con la mia associazione, non può sostituirsi alla struttura ospedaliera. Non è l'INPS, non è quella che dà la pensione d'accompagnamento. Noi siamo semplicemente quelli che supportiamo l'ipovedente, non vedente, i familiari ad affrontare questa nuova condizione, con corsi, facendo corsi sull'utilizzo del bastone bianco, come avere un cane guida, imparare il braille e potersi muovere autonomamente nei mezzi di trasporto e sensibilizzare la città ad essere più sensibile per quanto riguarda le persone con ipovisione e cecità. Questo, secondo me, sarebbe l'impegno della Regione Piemonte: accelerare le visite in tutti i campi e aprire più centri di provvisione. Bene, allora. Benissimo, grazie. Prego. Io farei intervenire Luan, che così aveva piacere di farti una domanda. Prego, Luan. Bene, buonasera, signora Renata. Buonasera. Sì, io vi ho sentito bene, mi piace il vostro coraggio, siete una donna forte con un carattere che non posso immaginare. Io però devo chiedere che, visto che c'hai amici albanesi che ti circondano, possiamo dire, che cosa ti piace dell'Albania di più? Sentito di più. Io non ci sono mai stata, ho degli amici albanesi, so che il mare è molto bello dalle vostre parti, so che tanti amici vengono in vacanza, so che si mangia molto bene e cosa mi piace? Ovviamente io non vedo, per cui dovessi venire ascolterò e vi dirò i profumi che sento. Cosa mi piace? Le persone che conosco io sono persone fantastiche, perfettamente integrate, gran lavoratori, quelli che conosco io, perché non si può fare tutto un urban fascio, e quindi io personalmente poi io sono una persona, tenete conto che a 18 anni sono emigrata in Inghilterra, ho vissuto a Londra per 2 anni, per cui io non ho problemi a relazionare con altre culture, anzi per me è uno scambio, cioè per me conoscere persone di un altro paese, di un'altra lingua, è uno scambio, per cui io non ho nessun tipo di problema, per me non è importante la pelle, non è importante la religione, l'importante è che ci sia un rispetto. Quando c'è rispetto la convivenza ci può essere. Quindi per quanto riguarda io, le persone che conosco io sono molto simpatiche e si sono integrate perfettamente nella nostra cultura e io sono curiosa, faccio sempre domande, cosa mangiate di buono, come cucinate questo, come cucinate quello, sono curiosa. Per cui chissà, magari un domani verrò a farmi un giro e vi saprò dire. E noi ti aspettiamo a Durazzo, perché va non bene, può... va bene. Noi abbiamo il, diciamo così... Sì. Sì, se io volevo fare questa domanda, se si può venire in Albania, chissà che c'è un detto vecchio, se passa il mare chissà cosa succede poi, qualcosa di buono. Certo. Così che se viene qua noi... Non è detto che un domani non passi dalle vostre parti, so che vi state riprendendo bene, vi state ricostruendo bene, insomma state veramente facendo un grande lavoro. E sono contenta, anche perché è giusto che sia così, che ci sia anche una rinascita, una grande rinascita in tutti i paesi. E soprattutto mi hanno accolta bene, guarda, credimi. Questo.
Bene, allora io direi che se non hai altro da aggiungere ti avrei... No, vorrei solo dire che chi ci ascolta, APRIASTI, Associazione Pro Regione Pace Povedenti, siamo staccati dalla sede centrale, abbiamo una nostra, un nostro statuto, un nostro bilancio, che ci vuole scrivere asti@povedenti.it e sono su Facebook, Renata Sorba, c'è anche una pagina APRIASTI, se volete conoscere le nostre attività contattateci. Solo. Bene, a questo punto non mi rimane altro che ringraziare tutti i nostri web spettatori per essere stati con noi fino qua, così come ringrazio Renata con la speranza che si possa, perché no, ripetere il nostro amico Luana dall'Albania e chiaramente il nostro dir politico Alessandro. Lasciamo, se voi siete d'accordo, le ultime battute per i saluti finali a Renata. Ciao a tutti, grazie. Io vi ringrazio dell'ospitalità e mettete dei like, ascoltate questa intervista perché è stato un momento di inclusione e soprattutto due paesi, Albania e Italia, che si incontrano con delle tematiche importanti, interessanti. Grazie a tutti e grazie a te, Loredana.